Tutto sia perfettamente preordinato. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, scuola del Cerchio Firenze 77, 27 marzo 1975, a cura di VB. Dali. Eccoci qua riuniti, o cari, voi che udite per la prima volta la nostra voce e noi che per la prima volta abbiamo la possibilità di farci intendere da voi. Ma vi conosciamo. Ogni volta che qualche creatura interviene a queste riunioni per la prima volta, ripetiamo sempre. Nessuno di voi può rendersi conto di come tutto sia perfettamente preordinato, come ogni evento che a voi sembra nuovo e inatteso faccia parte di un grande piano divino. Un immenso quadro nel quale, come altre volte abbiamo detto, non c'è posto per l'imperfezione e le sorprese del caso. Noi vi conosciamo e seguiamo nella vita di ogni giorno, figli. Ciò non vuol dire che noi possiamo allontanare da voi quelli che sono i dolorosi effetti di cause che voi stessi avete mosse. Non significa che possiamo risparmiarvi fatica ed affanni, che possiamo stornare da voi quello che non può essere stornato e che, dal punto di vista dal quale noi lo vediamo, rappresenta il vostro vero bene. Ricordatelo tutti, figli, anche se può apparirvi nel tempo dei giorni doloroso e triste, accettatelo con forza, sicuri che costituisce il vero vostro bene. Nessun'altra cosa a questo punto potrebbe sostituirsi al dolore che vi è venuto e che vi viene. Nulla come questo può darvi ciò di cui voi certamente avete bisogno. E allora, con questo pensiero e con l'altro, che ciò che è transitorio passa velocemente, prima ancora che ve ne possiate rendere conto, con questi pensieri siate fiduciosi in giorni più sereni per voi, di più grande comprensione. Giorni nei quali queste nebbie, queste foschie di oggi, sembreranno attimi, neppure vissuti nel ricordo. Ma nella somma di esperienze che vi hanno dato, rappresenteranno un grandissimo tesoro. Ecco, noi siamo fra voi in un modo forse incredibile ma vero, e possiamo rispondere ai vostri interrogativi. Quanti sono? Sperando che, rispondendo a essi, voi possiate veramente capire il senso della vostra vita, che non è quello che appare, figli, ricordatelo. Queste sembrano frasi abusate per quanto sono state ripetute, ma ripetere parole non significa comprendere verità. E allora andate oltre le parole abusate per capire la verità nuova, per capire che cosa vogliamo significare. Capire il vero senso della vita è molto complesso, ma come ogni cosa complessa deve essere affrontata con semplicità. Così voi ogni giorno cercate di indirizzarvi a questa comprensione, perché essa è liberatrice per voi. Liberatrice da quel dolore che tanto temete, che tanto vorreste sfuggire. Liberatrice dall'errore, dall'incomprensione, dalla sfiducia, da tutti quei moti che sembrano dominare in pieno sull'uomo di oggi. Per questo noi vi rispondiamo e siamo qui fra voi. Direi, figli, non parlo per tutti naturalmente, ma per quelli che hanno seguito il nostro insegnamento, che avrei gradito da parte vostra delle domande circa questo argomento. Perché il vero scopo per il quale noi veniamo fra voi è quello, appunto, di cercare non di risolvere i singoli problemi che si presentano nella vita di ogni giorno, ma di aiutarvi a trovare in voi quella chiarezza in modo che voi stessi siate a risolverli. È vero? Ripeto, parlo per tutti e per nessuno. È inutile che voi facciate delle domande su casi singoli. Quando anche noi vi tranquillizziamo su quel caso, ecco che, se non avete la sicurezza, la chiarezza in voi stessi,
100 altri vi daranno motivo di dubbio e di angoscia. Mentre, se voi riuscite a pervenire a una chiarezza interiore nel senso della vita, di ciò che vi attende, ecco che saprete da voi stessi risolvere i dubbi e le angosce che vi assillano.